Voglio morire, ragazzi. Finalmente, forse ho trovato il problema. Il problema che abbiamo con i villagers. Alex, che cazzo? Che ho messo questo così non vado indietro. Che cazzo di problema hai con i villagers? Bene, ve lo spiego subito. Prima di tutto. Sono stato FK un po'. Sono stato un po' FK, non vi dirò bugie. E ancora non so bene come cazzo funziona questo sistema, eh. Sono stato FK tutta una notte e basta. E mi sono reso conto che sia questa farm. Che la farm. Ho installato Optifine. Che è la farm di ferro. Anche se da qua non si vedono. E la farm di polli, di uova, quando io sono qua, e quindi per una triangolazione, quando sono qua, o quando sono là, o quando sono là, alla farm di uova, tutte e tre funzionano contemporaneamente. Quindi io in una notte ho fatto questa quantità di pane. Qual è la situazione? Che il villager non prende quello che c'è in fondo. Non prende quello che c'è in fondo. E quindi dovremmo aggiungere altri 4 villager per farlo funzionare. E quindi contemporaneamente dovrei. In realtà 4 no, forse solo 3 villager. E magari quelli del centro li prenderanno, immagino. Però quello che posso dirvi è che una volta che faremo quello, dovremo pure aggiungere altri villager in questi angolini e collegare tutto da sotto con un paio di 3 colonne di hopper. Che non è un problema perché abbiamo la farm di ferro. Però abbiamo bisogno di villager. Qual è il problema? Mi piace, mister amico mio. Prendo questo. E qual è il problema, mi direte? Che non funziona il breeder. Male, non avevi fatto uno che poi alla. Che tecnicamente funzionava. Molto, molto male, ma funzionava. Non hai fatto uno che poi hai cambiato per un altro che in teoria dovrebbe funzionare molto meglio? Sì, in teoria. Però la situazione è questa. Loro, per riprodursi, per procreare, non hanno bisogno. Ui, non c'ho. Non hanno bisogno di frumento, di weed, di questo. Non hanno bisogno di questo per riprodursi. Io pensavo che avevano bisogno di questo perché è la materia prima del pane. In realtà, così come loro hanno bisogno o di carote o di patate per poter procreare, ho detto weed e procreano. Ma no, mi sono messo nella wiki Minecraft wiki, e ho letto che hanno bisogno del pane per riprodursi. Quindi la situazione è male, è molto male la situazione. Perché? Perché io ho riempito i loro inventari, non so come cazzo si dice. L'ho riempito, poi vi dico che costruzione ho fatto, che in realtà non serve. Ho riempito i loro inventari di weed, di questa cosa qua, di frumento. Ma in realtà loro non hanno bisogno di questo, loro hanno bisogno di pane. E infatti per quello loro di quelli di là sopra prendono il frumento, fanno pane e glielo danno all'altro. L'altro non lo prende, non lo può prendere, ma se lo prendesse potrebbe funzionare la farm. Cioè potrebbe procreare, no, la farm funziona. Potrebbe procreare, non lo fa perché la farm funziona e quindi lui non lo prende. Vi mostro un po' il ferro che abbiamo fatto fuori camera. Sono stato letteralmente una notte intera a fare. Sono andato a dormire e l'ho lasciata funzionando. E abbiamo fatto un bel pozzo, lo dobbiamo togliere. Questi li dovrei prendere. Questo lo prendo, mi servirà. Questo ci servirà perché dobbiamo fare un nuovo lavoretto che, anche se non vogliamo, dobbiamo farlo. Oh, come funziona, mamma mia. Ah, una cosa troppo figa e troppo bella è che io, allora, sempre che un iron golem fa spawn qua, io lo spingo, lo butto via. E per qualche motivo si radunano lì in questa montagna. Non so perché, ma guarda, salgono e arrivano qua. E sono in questa zona. Non ho idea di perché, perché loro cadono là sotto nell'acqua. E anche se funziona troppo bene. E anche se non ci può. Mamma mia. Ragazzi, non me ne frega buttarmi. Mamma mia. Manga. State vedendo che cazzo c'è là? State vedendo che cazzo c'è lì? Guardate. Che bello. Mamma mia, volevo farvi vedere la quantità di ferro che abbiamo fatto. Mamma mia, come funziona. Porca troia. Allora, maldita sea, puta vita. Devo fare il thumbnail, mi scuso. Sono morto perché volevo fare il thumbnail. Mi devo scusare. Ehi, torna qui, devo farti una foto. Guardami, cazzo, mi vuoi guardare, puta vita. Basta questa foto, ho fatto. Sto per morire di nuovo, non va bene. Cioè, non sono così suicida. Lo sono, ma non così tanto. Dove cazzo sono le mie cose? Spero che non le abbia. Ecco, meno male che il creeper non le ha distrutte perché è esploso prima. Credo lo cadesse. Ok, le cose più importanti ce le ho. A posto. È morto. Perché si è rotto il. Non c'è una pala, questo già lo sapevo. Non c'è nient'altro. No. Non sembra che ci sia più niente. Ok. Dov'è il ragno? Mamma mia, che figo. Che figata. Puta. Sì, era questa. Adesso come cazzo torniamo a casa? Perché dobbiamo fare un bel po' di cose. In realtà non c'è bisogno che torniamo a casa. Dobbiamo andare nel villaggio. Perché in teoria in quel villaggio ancora. La missione di oggi è, visto che non funziona il breeder, perché loro, io ho riempito l'inventario. Guarda quella montagna di Iron Golem. Così come ho riempito l'inventario di merda, cioè non di pane ma di merda, loro non fanno quello che devono fare, non procreano. Ho fatto diverse cose, ho cercato su internet, ho scritto un po'
paio di canali, mi ha risposto uno in inglese, di due mi ha risposto uno e mi ha detto adesso quando torno a casa controllo, e ha controllato e mi ha detto guarda, potrebbe essere che il problema, in realtà non mi ricordo che cazzo mi ha detto, me l'ha spiegato molto bene. E poi un'altra persona che ha seguito il video ha detto nel mio caso era un problema dei letti, io ho cambiato l'orientamento, tipo se guardano in senso orario io devo guardare in senso antiorario, cioè li devo mettere antiorario o al contrario, cioè mi avete capito. Però alla fine questo non è il problema sono arrivato alla conclusione dopo tutta la ricerca che ho fatto, soprattutto quello che ho visto su, che bello raga, anche se ancora non si vede bene, che bello, quello sarà un castello per me, mamma mia, un uovo. E quello, cioè alla fine sono arrivato a quella conclusione, ho bisogno di nuovi villagers perché quelli li ho spaccati tutti, quindi quelli li userò, quelli che abbiamo nella farm li userò per come tizi da vendere cose, da comprare. Sì, qua abbiamo uno, perfetto. Dovrei fare delle barche, in realtà no, perché no, perché poi sarà un caos. Quindi qua c'è uno che per qualche motivo sembra un librarian, che cazzo, fai dei libri lì, però poi ci dovrebbe essere un altro. Dimmi che c'è un sì. Oh meno male, non devo fare la cagata, questi qui li devo trattare molto bene. Allora piano piano, la prima cosa da fare così, mettere il carrello. Dovrei fare un altro, non c'ho il, vieni, per forza devi, cioè mi hai capito, no? Se devi salire devi per forza toccare quello, non hai un altro posto dove andare. Vai, esci, vai via e siediti lì. Mamma mia, mi stai rompendo il cazzo troppo, eh. E poi non c'ho il ferro, ma che sono stupido, e questa è la conclusione, madre di Dios. Dobbiamo pure chiudere a questo. Oh no, lì andiamo a prendere un po' di ferro. Qua non c'è nessuno, mi rimangono proprio quei due. Ho bisogno di quei due per fare la maledetta farm, farla funzionare bene. E porca troia, se non lo faccio bene, che ormai in teoria ho capito qual è il problema, però se non lo faccio bene dovrò andare in un altro villaggio e questo qua non mi avrebbe servito a nulla. Non pensiamo in questa maniera, ce la possiamo fare. Ormai ho capito dopo tanti tentativi. Ho cercato anche come cazzo funziona il breed, perché a parte di leggerlo sulla wiki ho detto ma come cazzo funziona questo breed, no? Il procreare dei villagers. E ho trovato un video di un francese. Ma in francese non capivo un cazzo, ma era francese, lo riconoscevo perché diceva croissant. Awesome. In realtà no, però ho capito che era francese. E vedendo il video più o meno sono riuscito a capire, sono riuscito a capire che i villagers, cioè in realtà potevo fare un sistema come quello che avevo fatto prima, quello che c'era prima di questo, più grande, e far sì che tutti i villagers per dormire dovessero andare nei letti che erano bloccati, nel senso che loro non potevano arrivarci perché sono grandi e c'è una trap. E soldati piccoli possono arrivarci, però c'è un buco, quindi cadono, una cosa del genere. Io ho fatto questo cristallo per evitare che il pane, allora se io do pane a loro, il problema è che lo prendono che lo prendono e lo buttano via. Vai, mostra ai ragazzi, a tutti, come che cazzo fate voi con il pane, pezzi di merda, non lo stanno buttando veramente. Prendetelo. Vedete, non vogliono mai procreare. E poi alla fine lo buttano. E adesso che non c'ho nulla nella mano, cazzo fa, non mi guardate, fate le vostre cose, non mi guardate. Guarda. Vedi, la buttano via il maledetto pane, pezzi di merda. Sapete cosa faccio adesso? Faccio così. Adios, putos. Ho cambiato anche l'orientamento di questi, che lo dovrò rifare, facciamolo adesso, perché l'ho cambiato, come vi ho detto, ma la maniera corretta in teoria è... Come cazzo era la maniera corretta? Non me lo ricordo più. Così in teoria, era così la maniera corretta, non lo ricordo. In senso orario, no, non lo so. Mettiamo questo, che dovrebbe andare lì, così loro possono essere qua. Giusto? Sì, giusto. E adesso piazzo queste qua. 1, 2, 3, 4. E in questa maniera loro non potranno salire, perché non tendono a saltare. E io sì, e faccio così. Non avete idea quanto cristallo ho distrutto per salire ogni volta. Adesso non lo faccio più, mi ho messo questo. Poi se funziona la farm toglieremo tutto questo sistema di muri di merda. Se funziona togliamo, se non funziona allora. O facciamo un altro sistema. Sti cazzi di fare sistema, cioè. Ah, quello là non ve l'ho mostrato, funziona troppo bene. Ho dato un po' di semi a quelli che sono cresciuti. Abbiamo una quantità assurda di polli che fanno una quantità assurda di uova. Dovrò fare qualcosa con quello perché, cioè, funziona troppo bene. Troppo bene. Mamma mia, quasi muoio. Non dico nulla, io rimango qua nella zona FK. Allora, prendiamo un po' di questa cazzo di merda. E facciamo uno di questi, perché sono due. Avevo bisogno di due. Mi porto un altro, non si sa mai. Funziona troppo bene, però, mamma mia. Almeno quello funziona bene, madre. Almeno quello, porca troia. Che bello, come cazzo funziona bene la farm di ferro. Per questo io muoio così tanto, perché sono troppo kamikaze, mamma mia. Io direi che possiamo prendere un paio di stacks di blocchi. In realtà non basterebbe. E facciamoci il percorso fino a là. Quindi, da qua per esempio, qua, perfettamente. Facciamo così. E come faccio a scendere? Sei stupido. Mamma mia, devo farlo al contrario. Un Enderman, vieni qui. Mamma mia, cazzo, su, uccido. Non te ne andare, eh.
non te ne andare. Sei pronto? Sei pronto? Maledetto. Maledetto. Che cazzo sei? Vieni. Ma che hai paura di me? Potevo semplicemente buttarmi. Ehi, vieni qua. Che cazzo hai? Hai paura, vieni. Tu, bella. La tolgo di qua, ma non voglio usarla senza volerla. Allora, io direi facciamo un ponte. Lo facciamo dopo. Facciamo dal punto A al punto B e non dal punto B al punto A, per favore. Quindi sono là. Perfetto. Quindi io direi qua, per esempio, mettiamo uno di. Ok, lo accendiamo. Meraviglioso. E andiamo avanti. Sarà sufficiente? Penso di sì. Mettiamo, non si sa mai, mettiamo un altro qui, che è importante. E proseguiamo il percorso. Mamma mia, no, non ci arriverò mai. Però va bene, scendiamo. Soprattutto per la quantità di velocità, di impulso. Che cazzo. Ehi, hola. Ma dove cazzo hai fatto spawn? Che non mi vendi? Non mi vendi? Bella, bello. Cioè, ma tu sei stupido. Dammi le corde. Ecco, un po' di cuoio. Perché no? Vieni qua. Ehi, vieni. Ok, non è una sputata. Che bello. Io direi di iniziare qua, per esempio, a prendere un po' di velocità. Lì si può prendere un po' di velocità. Oh, cazzo, mi è già finito lo stack. Mamma mia. Mi sa che non è abbastanza, vi dico già che non è abbastanza. Andiamo dritto. Questo lo posso spingere io. Poi, oh, mi è finito lo stack. Mamma mia, mi è finito. Ma non mi è durato un cazzo. Dove cavolo sono tutte le altre? Si può sapere. Allora, io direi, questo non basterà mai nella vita. Quindi mettiamola qua. Devo metterla anche in salita, però è uguale in realtà. Facciamo così. Mettiamo una qua e facciamo così. Mettiamo due, così aumenta la velocità di un po'. Vamos. Qua mettiamo un'altra, non si sa mai. Cazzo. Lui verrà, prenderà un sacco di impulso. Qua possiamo mettere un'altra. Verrà abbastanza veloce, secondo me verrà abbastanza veloce. Ce la fa perfettamente. Qua mettiamo un'altra. In realtà non c'è bisogno, però. Mettiamo un'altra e con questo. Cazzo, abbiamo 26 già. Mamma mia. 1, 2, 3, 4, 5. Andiamo da qui. Dobbiamo andare là. Mi è finito. Va bene, qua facciamo un cubicolo. Uno spazio per tenerli. Ehi, là. Dei. Oh, grazie. Ok, e questo è uno spazio dove li terremo per evitare qualsiasi situazione. Qualsiasi situazione di pericolo. Vuoi illuminare qua, ma no, non c'ho torce. Maledetto carbone del cazzo. Va bene, io direi che possiamo portarli. Possiamo fargli fare il percorso. Poverino, è rimasto senza le loro. Oh, poverino, disculpami. Allora, ci hai ripensato? Vieni che. Se ci hai ripensato, ne possiamo parlare, eh. Magari. Oh, cazzo. Magari il problema è che è troppo lì. Va bene, te lo lascio qua. E ti lascio uscire tranquillamente. E vieni qui. Vai, cazzo. Vamos. Guarda, questo non ce l'avevo, se non mi sbaglio. Vamos. Addio. E adesso come faccio a prendere l'altro? Un momento. No. Cazzo. Ho bisogno di un po' di queste, eh. Di un paio almeno. Un po' di più. 3. 1, 2, 3. Oh, così. Perfetto. Ok. Allora, tu non puoi scappare da qui, te lo dico. Tu, se vuoi, puoi provare a scappare. Ma non sarà facile, te lo dico. Vieni, sal. La libertà dopo non so quanti ore di gioco. Due giorni più o meno. Di gioco in, cioè, 48 ore per te. Almeno un paio di mesi per me. Prendi il gioco spento anche. Vamos. Vamos America. Ok, adesso questo inizio a toglierlo. Si romperà il mio piccone, eh. E sto rimanendo. Mamma mia, si sta facendo buio. C'ho qualche letto. Va bene, c'ho qualche letto sopra. Con me. C'ho qualche letto con me. Oh, mi ce l'ho spaventato. Pensavo che erano tornati. Mi ha detto, smettila di fare rumori strani. Cazzo. C'è una crafting table da qualche parte. Oh, mamma mia. Oh. Facciamo un piccone sul. Devo dormire. Sto iniziando a. Oh, che non facciano spawn. Per favore. Non rompere i coglioni. Cazzo. La crafting table dove cavolo è? Perché ho bisogno di fare questo. Un paio di picconi, perché non si sa mai. Non c'è spazio per fare due picconi, vero? Non c'è spazio per fare un paio di picconi, mamma mia. What? Non c'è spazio per un cavolo. Ma cagate uova, ho infinite, andate via. Si prosegue con il lavoro, mamma mia. Non posso prendere altre? Ma tu sei pazzissimo. Qua tornerò, ovviamente, quindi fanculo. Lascio quella torcia lì, così mi ricordo che ho lasciato là due letti, che probabilmente non mi serviranno un cazzo. Ma va bene. Magari sì mi serviranno, eh. Attenti. Spero che siano arrivati bene, perché io sto togliendo tutto questo. Lo sto togliendo tutto. Ma non si sa in realtà se sono arrivati bene. Spero che non siano morti. Questa è la cosa più importante, perché sono la mia ultima speranza. O andare a togliere un tizio della farm di ferro per poi rimettere un altro. No. Che caos. No, non devo toccare quella farm che funziona troppo bene. Siete lì. Madre di Dios. Non piccare. No, come cazzo si dice? Non pungere ai miei villager. È una puntura questa. Mettiamo questo, così lo accendiamo. E andiamo via. Allora, da qui giriamo. Non posso prendere cose. Non voglio prendere niente perché l'inventario è pieno. Poi andiamo a prendere fiori. Facciamo una farm di fiori bellissima. Ma non adesso. Ok. Accendiamo lì. Era molto lento, quindi diamo un po' di velocità qua. 2, 3. Ok, devo arrivare là. Quindi se inizio a salire. No. Niente, inizio.
iniziare a salire. Oh, il cavallo, mamma mia, che paura. Ma basta, por favor. Va bene, iniziamo a salire da qui. Iniziamo a salire, diamo un po' di velocità e iniziamo a salire. Oh, ci arrivo? Sì, ci arrivo. Ho abbastanza blocchi? Questa è una bella domanda. Ci avrò abbastanza blocchi? Se continuo a sprecarli in questa maniera, sicuramente no. Vamos, cazzo, che diventerà lunghissimo questo episodio. Non può essere. Siamo già a 34 minuti, madre di Dio. Madre di Dio. Cavolo, mi sono finiti i blocchi. Vabbè, c'è un po' di terra ancora, un po' di cobblestone. Facciamo qua una struttura di merda. Se questo sta... No, lo... Ma vaffanculo. Vaffanculo pure tu. Ma vaffanculo pure tu. E adesso non mi basterà mai nella vita. Mai nella vita mi basterà. Oh, sto per arrivare. C'ho abbastanza quelli di che si accendono. Non lo so. Basterà per salire tutto questo? Secondo me sì, ma mi è bastato una volta, quindi adesso mi dovrebbe bastare di roffa. Questo lo faccio così. Ma questo lo faccio così. Due qui e due qui e siamo a posto. Non c'ho blocchi, fuck. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siamo in salita, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siamo in salita, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Spero che basta. Mamma mia, questo deve dare una velocità che porca troia. Diamogli 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi bastano 1, 2, 3, 4. Oh fuck, non c'è blocchi. Quante volte l'ho ripetuto? Non lo so. Mamma mia. Vamos, prendete un altro po' di blocchi. Non ci arrivo, porca troia. Ma ci basteranno questi blocchi? Questa è la vera domanda. Ma lo scopriremo nel prossimo episodio che registrerò adesso. Lasciate un mi piace se vi è piaciuto e ci vediamo un altro giorno. Condividete, questo è sempre figo. Adios.